Ok ragazzi, allora ho appena finito di fare il tampone, il test, quello che è orribile, ok? Hey hey you, I don't like your girlfriend! Questo è un vloggazzo, non c'è tanto da dire, this is the vloggazz. Parte il vloggazzo, parta, se non sapete cos'è, bidè. Noi dovremmo registrare un video ora. Non c'ho voglia. Quindi benvenuti in questo vloggazzo. Sai cosa sarebbe bello? Se tipo adesso esplodesse qualcosa là fuori. Sì, proprio bello. Porca boia, sarebbe il divertimento più bello del mondo. Andiamo fuori a filmare. Nostro papà è appena tornato da fare la spesa. Ha portato 4 banane, ok? È andato via a portare la spazzatura. È via da 30 secondi. E noi gli finiremo tutte le banane, poi le rimetteremo dentro al cellophane e gli diremo che ha comprato delle banane difettose. Wow, primi tendenza. Per altri scherzi epici, seguiteci. Prenco le banane. Ma che torni? Lo sento, sta arrivando. Muoviti. Ma così si mette a casa. Scusami un attimo, hai pagato 2,26 euro per queste banane Cavendish? Guarda. C'è banana in buccia! Ma dai, mangiate! C'è banana in c'è la buccia! Top 5 pranks! Best pranks ever, ragazzi! Basta, è pericoloso! Io e Davide adesso faremo un giochino molto interessante, mega iper divertente. Io ho scritto una storia con dei buchi all'interno che David dovrà riempire. Per farvi un esempio, dimmi un sostantivo e un aggettivo. Cacapuzza. Io ho composto una storia dove ho scritto mi stava seguendo puntini puntini. Mi stava seguendo cacapuzza. Wow, bello, spiegazione fantastica. Spiegazione cacapuzza. Adesso capirete, non c'è tanto da spiegare, è un casino spiegarlo. Dimmi una data. 24 marzo del 1412. Un nome. Ferruccio. Un aggettivo. Penzolante. Un sostantivo plurale. Coglioni. Una parte del corpo. L'armpit. L'ascella? No, l'armpit. O metti l'armpit o non mi piace. Un aggettivo? Cruciale. Un essere vivente? Macaco. Un numero? 7312. Una nazionalità? Bangladese. Un sostantivo? Permaporte. Un liquido? Olio di capelli. Aggettivo? Trasudato. Un essere vivente? Smingle. Un'esclamazione. Un aggettivo. Marcio. Una nazionalità. Clandestina è una nazionalità. Vabbè, va bene. Aggettivo. Obeso. Un verbo. Mangiare. Avverbio. Spiegati meglio. Dai! Velocemente. Un verbo. Sudare. Aggettivo. Morboso. Signori, la storia è completa. Iniziamo col titolo. Una serata al circo. Era il 24 marzo 1412, quando io e il mio amico Ferruccio andammo al penzolante circo dei treppiedi. Eravamo talmente agitati che ci uscivano i coglioni dall'armpit. All'entrata del circo c'era un cruciale macaco che faceva da guardia, tenendo tutti sotto controllo. All'improvviso, 7312 blangadini provarono a rubarci i biglietti, ma con un bel colpo di fermaporte ben assestato riuscimmo a fuggire. Dopo 3 millisecondi di fila, entrammo finalmente all'interno. Presi unto di capelli da bere e kiwi da mangiare. Che schifo. Ci andammo a sedere e lo spettacolo iniziò. Ole. Un trasudato Smeagol prese in mano una lente di ingrandimento, se la mise sotto i piedi e cominciò a ballare. Ah! Veramente marcio! Gridavano tutti. Seduto a fianco a me c'era un clandestino obeso che continuava a mangiare velocemente. Era insopportabile. Decisi quindi di sudare, se nei prossimi 57 anni non l'avesse smessa. Ma fortunatamente smise. Fu l'esperienza più morbosa degli ultimi 3 secoli. Spero in futuro di poterla rifare. Stupenda, bellissima, best seller, I love it. Se volete una storiella da parte mia, lasciatelo nei commenti.
Lasciatelo nei commenti. Lasciatelo nei commenti. Lasciatelo nei commenti. Lasciatelo lì, abbandonatelo. Allora, siccome devo togliermi i denti del giudizio, sono andato a fare il test della malattia che tutti sappiamo. Quindi volevo condividere con voi questa esperienza perché scommetto che potrebbe essere interessante per alcuni che non l'hanno mai fatto. Innanzitutto, ho fatto una coda di un'ora infinita, nonostante fossimo tipo in 10 persone. Non capisco il motivo, il test dura veramente 3 secondi, quindi vabbè. Comunque io vedevo tutta questa gente che usciva dalla stanzetta in cui facevano il test con le lacrime. E io ero lì, ma non è possibile, dai, ma cosa fanno? Ti trapanano le gambe, cioè cos'è sta roba? Perché escono con le lacrime? Quindi mi sale un po' l'ansia. Mio turno, mi chiamano, entro. Due infermiere tutte completamente coperte mi dicono, siediti. Ok, aprono una busta, tirano fuori un tampone grosso così, ok? È una specie di cotton fioc abnorme. Mi dicono, apri la bocca. Ok. Mi ficcano sta roba in gola e mi raschiano non so cosa. Non era super fastidioso. Poi però, piega la testa che dobbiamo entrare nelle narici. Oh, cosa? Era grosso così? Piego la testa. Sento proprio che mi toccano il cervello, è assurdo, ok? E comincio a lacrimare in automatico. Mi viene un po' un sospiro di sollievo perché mi rendo conto che era quello il motivo per cui la gente usciva con gli occhi lucidi, non che facesse male, dà fastidio. Però niente, io per tutto quell'ora avevo un'ansia pazzesca per sta gente che usciva piangendo, cosa fanno là dentro? E niente, poi mio papà, pazzesco, assurdo, gli è venuto un colpo di tosse e tutti quanti lo fissavano. È uno di loro! Quando mio papà non ha niente. Però è stata un'esperienza alquanto interessante. Non la rifarei però. Ok ragazzi, allora ho appena finito di fare il tampone, il test, quello che è. È orribile, ok? Io non so, non pensavo di avere il naso così profondo, ok? Ah, sono tornate, guardate. Come osano. A quanto pare non si arrendono, non è possibile. Voglio vedere da dove arrivano dall'altra parte però. Queste qua sono delle bestie. Trovato! Finalmente ho scoperto la loro tana. Devo comunicarlo al generale. Ho trovato finalmente il loro covo. Tirami le formiche. Ascolta, non si toglie. Mi è arrivato qualcosa nella posta. Questo sembra arrivare da un fan. Devo aprirlo con Frederick. Delle carte da gioco dei DF. Che roba, che figata. Beh, grazie Tommaso. Se osi dire il nostro indirizzo. Ieri sera abbiamo provato a registrare un video, è solo che puzza, cioè lasciamo stare, quindi ve lo beccate qua nel vloggazzo. Allora, questo è un video, ve lo dico già, è un video che puzza. Questo, veramente, stasera abbiamo detto, ma ascolta, registriamo un video. Sono le 22:31 e io fra 7 ore devo tagliarmi i denti. Voi ridete, ma è vero, lo vedrete nel vloggazzo, oppure l'avete già visto, non lo so, non lo so. Avete fatto quiz online voi? Anche noi, e ne faremo in questo momento. Iscrivetevi e lasciate i pollici. Allora. Test e quiz, pagina inizio. Vai, via, questo. Test gratuiti, personalità, dimmi cosa vedi e ti dirò chi sei, porca vacca. Porca vacca. Porca vacca. Io voglio saperlo. Questo è un famoso quadro di Salvador Dalì, intitolato Viso paranoico. Cosa vedi nel dipinto? Un volto disteso. E bada però, perché in realtà sono delle persone vicino a una capanna. Questo è un video proprio di bacca boia, questo veramente. Torna all'asilo e ti diremo che tipo di bambino eri davvero. Pazzo po'. Guarda, io lo voglio proprio sapere. Qual è la tua parte preferita della giornata? Tempo del cerchio. Mamma, il recesso. Tempo del cerchio. Cosa stai facendo durante la ricreazione? Cosa stai facendo? Cosa fai? Seduto all'ombra. Infine scegli un'ultima attività. Praticare il conteggio. Io ogni giorno pratico il conteggio e mi diverto. Eri quello che i bambini chiamavano una manciata. Una manciata! Mamma! Non eri un bambino cattivo, però ti piaceva solo mantenere le cose eccitanti. Già all'asilo, vedeva già all'asilo. Questa mattina presto, mentre io stavo dormendo, mio papà ha accompagnato David a fare l'operazione, no? Io quando mi sono svegliato e sono uscito, mi sono ritrovato questo. Sei diventato una babushka. Sì. Cos'è sta roba? Vaffa c***o!
No, vedi, questo succede a fare le cose fake. Bastarda. La verità dei fatti è che io l'operazione l'ho fatta 6 giorni fa. E per 6 giorni ho sofferto come un animale. Ed ero veramente una babushka. Lui non ha registrato niente, ok? Mi ha lasciato soffrire senza neanche filmarmi. Esatto. Adesso abbiamo provato a fare tipo le cose false, esatto, no? Per rifarlo. Solo che siamo degli incapaci attori. Riproviamolo. Ecco cosa ho visto appena mi sono svegliato. Basta! Non posso ridere. Io in questo momento non ho 2 denti del giudizio. Me li hanno tolti. Io mi stavo veramente cagando addosso per fare sta cosa. Non so per quale motivo. Adesso, a posteriori, so che è una cagata, ragazzi. Cioè, togliersi i denti del giudizio lo fanno quasi tutti. Ma io avevo paura. Il terrore. La mattina mi sveglio, prendo una pillola di antibiotico e via. E andiamo. Una volta arrivati lì, l'infermiera ci fa: ottimo, hai preso le 2 pastiglie. Ho preso una io. Come una? C'è scritto 2. Guardo, c'è scritto 2 grosso così sul foglio. Prendere 2 compresse. Visto quello? Era l'unica roba scritta in grassetto. E allora mi fa: dobbiamo darti l'antibiotico in sciroppo. Allora io mi siedo, mi danno sto schifo e lo bevo. Mi è venuta una sensazione di vomito, nausea incredibile. Allora io le faccio: mi scusi infermiera, ma è normale che io debba vomitare in questo momento? Oddio, hai fatto colazione? Colazione? Come colazione? Sul foglio c'è scritto che bisogna fare una leggera colazione. Io ho bevuto 1 bicchiere d'acqua. E allora mi è venuta la nausea, mi mette l'anestesia e subito dopo... Ovunque. Basta, non c'è altro da dire in realtà. Dopo hanno pulito. Guarda tu al posto mio, di qualcosa, dai, ormai hanno capito. Pazzesco. Finito male. Like, dislike, subscribe, gay pride.